In osservanza ai criteri previsti dal decreto ministeriale del 26 agosto 1982, circa l'evacuazione degli edifici scolastici in caso di calamità naturali o altre situazioni di pericolo, sabato scorso le scuole di Favara sono state coinvolte in un'ampia esercitazione, la cui base operativa è stata l'area antistante, il plesso Guarino del terzo circolo didattico. A coordinare le esercitazioni, i volontari di protezione civile della locale associazione I Grifoni e della confraternita Misericordia di Favara e Canicattì. I responsabili della sicurezza della scuola, Giuseppe Bernardo e Anna Limbrici, visti i recenti eventi che hanno colpito l'Emilia-Romagna, hanno proposto la simulazione di un terremoto. Pronti ed ordinati, gli alunni hanno seguito le istruzioni che i volontari gli hanno impartito nel piano di evacuazione della scuola. Nel corso dell'esercitazione, i volontari della Misericordia hanno anche dato vita ad una simulazione di incidente stradale con relativa operazione di soccorso. È stata realizzata una prova di evacuazione per l'emergenza terremoto. L'iniziativa è stata dell'Associazione per la Protezione Civile Grifoni, con la collaborazione dell'Associazione del Volontariato Misericordia e il patrocinio del Comune. E sono state coinvolte tutte le scuole. È importante che ogni tanto si realizzano le prove di evacuazione proprio per educare gli alunni alla sicurezza, alla cultura della sicurezza, in modo tale che in una eventuale emergenza li possa garantire la loro incolumità. Oggi abbiamo partecipato alla prova di evacuazione generale che ha coinvolto tutte le scuole di Favara. Io, in qualità di responsabile della sicurezza del liceo Kinghi e del terzo circo, mi sono adoperato facendo scattare l'allarme alle 12 per un quarto. Prontamente tutti i ragazzi e tutti i bambini si sono messi sotto il banco perché abbiamo simulato un sisma del quinto grado della scala Richter. Dopo 40 secondi è scattato l'allarme e tutti in perfetto ordine sono andati a piazzarsi nelle loro zone di raccolta. Si sono comportati benissimo e possiamo dire che sono all'altezza della situazione, cioè si sanno salvare in caso di emergenza.